News Bandita è giornalettismo.com. Oggi vogliamo parlarvi di un prete matto, scomodo, contestato, comunista. Un pretaccio, insomma. Stiamo parlando di Don Luciano Scaccaglia, parroco della chiesa di Santa Cristina, nel cuore della ricca Parma. Io faccio il parroco nel senso che cerco di applicare il Vangelo in maniera proprio radicale. No? Sembrerebbe del tutto normale. La Chiesa deve essere laica come Chiesa, cioè rispettosa della laicità. Laicità vuol dire che lo Stato non è solo lo Stato dei cattolici o di altre religioni, è lo Stato di tutti, no? Credenti, non credenti. Foto di Che Guevara nello studio di un prete. Che Guevara è così nella mentalità mia. È un segno, o può aver usato anche la violenza, certo per portare avanti un discorso di liberazione di popoli, posso anche non condividere tutto, però è un simbolo, è un segno della liberazione dei popoli, è che nessun popolo, nessun dittatore deve rendere schiavo persone, altri popoli, quindi come segno, come simbolo, penso che possa stare bene anche in un ufficio di un parroco. Ah, è vero che odia i ricchi? Cristo amava tutti, amava anche i ricchi, ma per i ricchi il Signore chiedeva la conversione e per i poveri chiedeva la liberazione. Ma che privacy è privacy? È giusto che vengano esposti i nostri proventi? Un cittadino onesto e lavoratore non dovrebbe avere nulla di cui preoccuparsi, nulla da temere. Ecco, Don Luciano, che cosa vuol dire? Perché ha esposto questo cartellone sul sagrato della sua chiesa? Praticamente io penso che sia giusto che sappiamo quello che uno prende, perché la vita va vissuta in maniera sociale. Io faccio un discorso, diciamo, a livello morale, no? Ecco, allora è naturale che tutti devono avere uno stipendio adeguato per vivere, dignitoso. Ecco, c'è anche il problema a livello economico della meritocrazia, quindi è giusto che chi si impegna di più, che ha talenti, che ha una responsabilità maggiore in una fabbrica, in un'azienda, possa guadagnare anche di più. Però quello che io combatto è il divario. Bene, oggi c'è il gap tra chi prende moltissimo e chi prende pochissimo. Quindi io sono contro gli stipendi d'oro, sono, penso, evangelicamente contro le pensioni d'oro, e quindi è giusto che si sappia quello che prendono le persone. Se uno prende un provento esagerato, va bene, è giusto che si sappia e che venga contestato, perché facendo così ruba ad altri. Ma perché secondo lei gli stranieri, i diversi, vengono guardati con diffidenza, con paura? Io penso che alla base di queste forme di discriminazione ci sia una specie di egoismo innato, che fa parte purtroppo della nostra vita. Poi ci sia fanatismo indotto anche dal movimento a cui tu appartieni. E la Chiesa Cattolica? Perché la Chiesa Cattolica sembra in qualche modo discriminare gli omosessuali? Io penso che la Chiesa ufficiale abbia un po' di allergia, l'ha sempre avuto, verso il sesso. Ecco, non ne vede sempre la positività, un linguaggio d'amore, un linguaggio a volte anche di fecondità. Quindi dovrebbe, secondo me, avere più stima verso tutti quelli che vivono il sesso o lo vivono in modo etero, nella famiglia, oppure lo vivono anche in modo omosessuale, perché se questa è una tendenza naturale, come ormai dicono tutti, noi dobbiamo rispettare queste tendenze, e se due uomo si amano, veramente quello è un vero amore ed è giusto che lo Stato tuteli anche a livello giuridico questo amore. La Chiesa non può opporsi alle unioni di fatto, può dire che l'ideale per chi ha una sessualità etero è il matrimonio, è la famiglia, è avere dei bambini, ma ci sono anche altre aree dove ci si può amare e dove ci si ama. C'è sempre una presenza di Dio, perché Dio è amore.